Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Il video di oggi sarà un video un po' particolare perché vuole trattare di un argomento che, come tutti avrete sentito, ha scosso un po' tutta la nazione, diciamo, no? Oltre a molti di noi che sono appassionati di outdoor, di vita all'aria aperta, di bushcraft, di survival e tutto quello che volete. E parlo appunto, e da una parte vi dico la verità, sto valutando se parlare, o ci ho valutato, ci ho pensato bene prima di pensare, no? Di parlare di questo argomento. È una chiacchierata che ci facciamo tra amici, come mi è capitato già di fare, e la voglio parlarne con voi iscritti, perché ci tengo a far sì che comunque a me piace dire la verità. Penso che chi segue il canale l'avrà capito, perché altrimenti non avrei fatto determinati video che hanno dato fastidio a qualcuno, a qualche, diciamo, qualche persona che ha interessi sulle passioni che possono riguardare la vita all'aria aperta, coltelli, attrezzature, eccetera. Quindi avete capito che a me di andare, cioè, a me, io dico il mio pensiero, cerco di portare esperienze, cerco di dire le cose come stanno, e questo per me è quello che conta. Non mi interessa piacere a tutti, non mi interessa avere il consenso di tutti, quindi dico le cose come stanno. Ci ho riflettuto tanto. E però ho deciso di fare questo video per un semplice motivo, perché appunto ci tenevo a dire le cose veramente come stanno. Uno potrebbe dire: questa è la tua idea, la mia è un'altra. Ok, va benissimo, però la mia idea è basata, sicuramente posso saperne più di quello che sa un'altra persona che non ha vissuto da vicino quello che so io, che ho vissuto io. Sto parlando del ragazzo ucciso, sbranato dall'orso a Caldes. Una vicenda iper drammatica che comunque, vi dico la verità, a me ha toccato tanto, perché Caldes, rispetto a dove sono io, in linea d'aria sono circa 50-60 km, quindi parlo di Trentino. Io ormai, molti mi chiedono: ma dove sei, dove non sei, non sei? Allora, io sono nato in centro Italia e ormai da 6 anni vivo in Trentino. Appassionato di natura e di montagna sono stato sempre, mie uscite, mie attività le ho fatte sempre nell'Abruzzo, nelle Appennini centrali, e praticamente quindi le basi io me le ho fondate lì. Poi spostandomi, ho girato un po', sono stato anche all'estero, sono finito in Trentino, un po' per scelta, un po' per occasione, e ho vissuto qua. Quindi molti di quei video naturalistici che sicuramente avrete visto nel mio canale sono stati girati proprio in mezzo alle montagne del Trentino e proprio nelle zone popolate da orsi. Io non sto sempre a diciamo sottolineare questa cosa in ogni video, però ragazzi, qui da quando io ci sono arrivato gli orsi c'erano, e in tutti i video che ho fatto comunque in zone montane l'orso le abitava. Che voglio dire? Io voglio dirvi le cose come le vive. Quindi dopo 6 anni, se posso permettermi, che vivo qua stabilmente tutto l'anno, no, la settimana bianca o la settimana estiva o la settimana viola o la settimana verde, tutto l'anno, quindi inverno, estate, freddo, pioggia, stagione della pioggia, stagione dell'inverno, estate, eccetera, eccetera. Quindi un pochino, se permettete, qualcosa posso dire a riguardo, anche perché gli orsi, l'M49 è stato preso proprio in un paese a me molto vicino. E questo fatto
di Caldes, da me dista 60 km. Ci sono stati attacchi negli anni passati anche in zone vicine, e quindi, se permettete, ho sentito video e letto cose dette da tutti, da gente che abita a Milano, da gente che abita a Roma, da gente che abita, uno che è siberiano, uno che, e tutti che parlano di questa cosa, che danno la loro idea, che danno la loro opinione in merito. Però, ragazzi, tutti con le proprie ragioni, che prese, diciamo, estrapolate come concetti di base, possono essere corretti. Però le cose non basta dirle concettualmente, bisogna dirle proprio in casi specifici. E questa cosa, se permettete, la può fare una persona che in questi luoghi ci vive, sa, ascolta, parla con la gente del posto, vede come vive la gente del posto. Allora, qualcosina, quantomeno, sicuramente questa persona ne sa più degli altri che danno fiato alla bocca, ok? Penso che chiunque che faccia le nostre attività ami la natura, ami gli animali, e su questo penso che ci sia poco da discutere. Io stesso ho animali, ho molti animali, molti, ho preso anche animali che non sono miei, che alla fine ho detto vabbè, un posto in più, un posto in meno, che sono stati abbandonati. Venite a casa, praticamente ho quattro animali domestici in casa, quattro. Cosa vuol dire che io non amo gli animali? No, io amo molto gli animali. Però amo molto le persone, e amo molto le persone anche che hanno fatto delle scelte naturali. Quali sono scelte naturali? Scelte naturali quelle di vivere in un ambiente montano. Ammiro molto la gente che vive d'agricoltura, ammiro molto la gente che si coltiva l'orto, che ha gli animali, che ha le stalle, che manda avanti queste realtà di vita rurale, e hanno tutto il mio rispetto, perché sono persone che si fanno il mazzo dalla mattina alla sera, che mandano avanti delle tradizioni importanti, che fanno parte della nostra storia, e gente che combatte con gli animali, che combatte con le malattie degli animali, che combatte con il freddo, che combatte con la siccità, che combatte con tante cose. Quindi da parte mia questa gente ha solo quel rispetto. Come sapete, questo ragazzo, avrei letto, chi legge qui, chi legge là, notizie barcamenate, buttate lì alla bene e meglio, vi dico come stanno le cose. Questo ragazzo, che è cresciuto appunto in questo paesino, vicino alla Val di Sole, un mese fa c'è stato un altro attacco in Val di Rabbi. Il Trentino, come avete visto prima, è fatto così, cioè ci sono le montagne, è come uno che vive in Sardegna, no? Che c'è il mare lì attaccato. Il Trentino è fatto in questa maniera, ci sono i paesi che stanno nelle valli, e attorno alle valli, tutto intorno, ci sono le montagne, chilometri di montagne, quindi la gente vive sotto attaccata alle montagne, ai boschi. Che cosa succede? Questo ragazzo è cresciuto e vissuto lì. Molto probabilmente è nato comunque in un periodo, perché in Trentino, praticamente intorno agli anni 40 forse, comunque la prima metà del Novecento, c'erano ancora gli orsi, ma sempre meno, via via, fin quando erano rimasti pochissimi, pochissimi esemplari, che quindi si tenevano bene alla larga dall'uomo, e era praticamente quasi estinto. Perché? Perché la gente che vive in un territorio montano, naturale, che ha bestiame, che ha allevamento, che ha tutto, in quei tempi dove, ragazzi, il tenore di vita delle persone era molto basso, in questi posti non c'era praticamente quasi niente, non c'erano industrie, si viveva di pastorizia, di allevamento e basta, no? C'era stata la guerra, quindi c'era la fame, c'era la fame. La gente, la loro importanza primaria qual era? Il legname per scaldarsi e gli animali per il cibo, no? E quindi capite bene che dei predatori nelle vicinanze, comunque, che anche solo potevano rischiare di ammazzare bestiame, eccetera, non erano tollerati, perché avrebbe voluto dire
il non sopravvivere per l'essere umano. Cioè, capite l'importanza di questo discorso, ok? Quindi quando sento, sicuramente c'è qualcuno che la pensa così tra gli iscritti, io per carità, la vostra opinione io posso anche lasciarvela, rispettarvela, ci mancherebbe, un paese libero, ognuno la... però prima di pensare certe cose provate a mettervi nei panni degli altri, a pensare ad altre situazioni che vanno fuori dalla vostra, provateci, sforzatevi di cercare di vedere nella vostra testa situazioni che non sono la vostra, magari, no? Quindi in quei tempi il bestiame, la leva, erano prioritari, volevano dire sopravvivere o morire. Allora capite bene che non c'era spazio per dire l'animale ha più diritto di me di vivere, io sono suo ospite perché passo nel bosco, perché sono sotto la montagna, quello è il suo regno. No, cioè per queste cose, ragazzi, non c'era spazio. Ma come non ci sarebbe spazio nemmeno noi se tutto un tratto un giorno ci trovassimo in situazioni precarie o comunque di necessità. Non ci sarebbe spazio per questi discorsi. Ci sarebbe la nostra vita e quello che riusciamo e come riusciamo a conservarla e quella degli animali. Quindi dire noi siamo ospiti, ma siamo ospiti di cosa? Non siamo anche noi degli esseri nati sulla terra, che cosa siamo? Degli alieni siamo. Siamo degli alieni. Che poi noi abbiamo sviluppato un'intelligenza, un qualcosa che ci ha permesso di praticamente elevarci, ok? E gestire anche malamente la natura. Questo, cioè, sono anch'io d'accordo che l'uomo fa disastri su disastri, però è questo che c'è per me. Noi siamo esseri viventi e abbiamo diritto di stare in questo mondo come ce l'hanno gli animali, ok? Però capite bene che tra predatori, comunque tra carnivori, soprattutto quando si parla di predatori di questo tipo, si parla di una volpe, si parla di grossi predatori, orsi e lupi. In situazioni dove c'è una forte densità di tre predatori come questi, alla fine si cozza. Alla fine il lupo arreca il danno all'uomo, l'orso arreca il danno all'uomo, l'uomo arreca il danno. Cosa è cambiato rispetto al passato? Che una volta, se questi animali c'erano, e è vero che l'uomo conviveva con... Ma nel momento in cui questi animali diventavano un pericolo per l'uomo e il suo allevamento, per il suo bestiame che per lui era la sopravvivenza, l'uomo li uccideva. Perché se non li uccideva lui, loro avrebbero ucciso o portato alla morte l'uomo. Penso che fin qui ci possiamo arrivare tutti, anche quelli che ormai hanno il cervello fuso praticamente, o che praticamente ormai sono talmente schiavi, parlano di naturalezza, di natura, quando invece sono talmente schiavi della società e di quello che passa la televisione o il suo stile di vita moderno, che non capiscono nemmeno dei concetti basilari. Quindi capite bene, mi sto allargando perché è un discorso immenso che ci potremmo parlare per giorni. Capite bene, no? Che in questa situazione converrete con me che sia il lupo, se potesse scegliere se vivere lui o morire o uccidere l'uomo, sceglierebbe di vivere lui. Stessa cosa farebbe l'orso, stessa cosa farebbe qualsiasi animale. È normale che sia così, è preservare la vita, la propria vita. È la natura spietata, ma è questa, ok? Quindi l'uomo sicuramente, se questo si può fare una colpa, negli anni passati ha ridotto o quasi del tutto estinto certi tipi di animali. Ma questo ha permesso la sopravvivenza mia, vostra, di quello che vive a Milano, di quello che vive a Roma, perché prima quelle non erano città, non sono nate così, erano boschi, erano paludi, erano distese, pianure popolate di animali. Ok, quindi chi si sente migliore di altri perché vive in città e fa l'amorevole con gli animali, ma vivi in una città che è piena di cemento, inquina, fabbriche, industrie che inquinano il mare, uccidono, usi il telefono come lo usiamo tutti, usi la macchina, che... cioè tu stesso uccidi degli animali, tu stesso sei parte di un meccanismo che fa prevalicare l'uomo e praticamente arreca danno agli animali,
Ma perché non ve ne frega niente quello che riguarda la vostra quotidianità? Non lasciate perdere tutto, allora, cellulari, mettete di mangiare carne, macchina, andate in giro a piedi, le scarpe, quelle che fate con la gomma, con la plastica, con le industrie che inquinano, indossate tutto. Però quando poi si parla di un problema, no? L'animale viene prima dell'uomo, cioè si arriva a dire l'animale viene prima dell'uomo. Io queste cose io purtroppo non riesco a concepirle. Allora, parliamo di questo specifico caso, non andiamo troppo, mi sono già, diciamo, allargato. Andiamo un po' nello specifico caso. Questo ragazzo, che avete visto come si vive, no? Il paesino com'è, attorno c'è la montagna, si allenava, era uno sportivo come tanti, come siamo tanti, come sarete tanti, ci sarà anche tra voi chi pratica sport, è nato qua. E qui non c'è il parco, lo stadio dove andare a correre o il lungomare. Qua c'è il paese e c'è il bosco. La gente si allena in montagna, si allena a sciare, a fare sci alpinismo, ad arrampicare. C'è un liceo stesso della montagna che viene fatto per i ragazzi, no? Che finiscono le scuole medie. C'è il liceo della montagna per diventare guide alpine, per diventare. Quindi i ragazzi che fanno sport all'aria aperta lo fanno in montagna, perché non c'è lo stadio, il campo sportivo su tanti paesi, no? C'è il paese piccolo e la montagna, e la gente vive in montagna. Questo posto vi sto parlando, questo non è niente poco di meno, era una casa abitata, era una casa che sta sotto la montagna. La gente viveva così. Negli anni 99-2000, qualcuno ha pensato bene di avviare un progetto che si chiamava Life Cursus, quindi riportare l'orso in Trentino Alto Adige, visto che erano rimasti pochissimi esemplari e quindi erano a rischio di estinzione non nel mondo, ma bensì nel territorio alpino italiano. Quindi non era un'estinzione a livello mondiale, che quindi è una specie che non ci sarebbe più stata. La specie era vicina in Slovenia, in Croazia, no? Quindi è già molto diverso, no? In Slovenia ci sono circa 1000 orsi spalmati in tutta la nazione. In Italia l'orso bruno, non marsicano, che è una sottospecie che sta in Abruzzo, è molto più piccolo, molto più schivo e meno aggressivo, ma l'orso bruno c'è solo in Trentino e solo in questa zona. Sono stati messi 10 orsi sloveni portati in Trentino con l'idea di reinserire l'orso, ma di mantenere una popolazione di orsi per, diciamo, mantenere un ecosistema equilibrato su 40-50 esemplari per una vastità di chilometri quadrati come quella del Trentino, che è molto antropizzato comunque, dove stanno i paesi, dove stanno i posti turistici, dove molti di voi verranno a sciare, no? Quindi molto antropizzato. Quindi 40-50 esemplari hanno stabilito che potesse essere un numero adeguato per far sì che gli orsi avessero il loro spazio, il loro cibo, perché gli orsi mangiano altri animali, cervi, caprioli, presenti appunto nel territorio alpino. E quindi hanno pensato bene di arrivare a questo numero. Cos'è successo? Sono stati reinseriti, sono stati controllati i primi tempi. Questi orsi si sono sviluppati molto velocemente. Fate conto che io sono arrivato qua nel 2017 e si parlava già di 75-80 orsi, quelli con radiocollare cippati. Ad oggi, dopo 6 anni, si parla di più di 120 esemplari, quelli cippati radiocollare. Ce ne sono un bel numero che ancora non sono, perché capite bene che, diciamo, attaccare un radiocollare a un animale che fa 50 km all'ora, che si muove in terreni impervi, di montagna, dai 3.400 metri a fossi, boschi, nascosti, non è facile, no? Trovarlo, radiocipparlo, che pesa 3 quintali.
non è facile, non è facile. 2 quintali, dai 2 quintali ai 3 quintali anche, non è facile, no, fare questa cosa. Va trovato, va scovato, va anestetizzato, va sedato, va. Quindi 120 esemplari è quello ufficiale che vi dicono. Quello che poi è la realtà, si presume che il numero sia molto più elevato. Quindi capite bene che tra 40 e 50 esemplari iniziali del progetto siamo arrivati a 120-130 su una regione, no, su una nazione, su una regione con dei chilometri quadrati, nonostante sia molto montana, selvaggia, tutto quello che volete, ma sono veramente, veramente tanti. E man mano che il numero aumentava, ovviamente venivano fuori problemi. Perché? Perché l'orso, l'uomo, si imbatteva sempre più frequentemente con l'orso. Perché è stato messo quest'orso? Perché comunque era un'attrazione, no? Creava questo, che bello l'orso, anche per questi turisti, no? Bello vedere l'orso. Cioè, non è che si è pensato invece a quelli che vivevano d'allevamento, no? Si è messo per un discorso sia di ecosistema, ma anche proprio attrattivo. E questi orsi sono stati messi, sono stati lasciati liberi e protetti, soprattutto quando si verificavano incidenti, a parte qualche caso tipo era stato Danieza, ma per esempio M49 ha fatto dei danni enormi agli allevatori, è stato preso, catturato, poi è riuscito a fuggire. Comunque sull'accordo c'era stabilito che elementi aggressivi, o comunque che attacchino l'uomo, che si avvicinano agli abitati, erano soggetti o a spostamento, o messi in sicurezza, o comunque era stato permesso l'abbattimento. Che sembra una cosa crudele, però ragazzi, tutti quelli che mangiate la carne, coniglio, agnello, a Pasqua avrete bisbocciato, no? Qualcuno sarà vegetariano, no? Per carità, non dico di no, però la maggior parte, no? Di questi, quelli non li abbattono, non li ammazzano. Non fate parte anche voi, no? Non fate parte anche voi di questo sistema, no? Come l'orso ammazza un capriolo, un maiale, un asino, un vitello, un cavallo, gente che, o come il lupo è arrivato ad uccidere il cane, il giardino, quello pure è crudele, no? Però se state in questo mondo c'è anche questo. Quindi ripeto, poi arriverò anche quel concetto che io non ce l'ho con l'orso in sé come animale, però vi voglio far capire dove voglio arrivare. Sono stati messi questi orsi e sono stati protetti, quindi l'allevatore che una volta, gli anni addietro, è vero che convivevano come convivono in altri paesi, ma le persone sono armate, gli allevatori hanno le armi e le persone con le armi si possono difendere. Qua invece, in Italia in generale, ci vogliono tutti innocui, innocenti, almeno a livello pratico. Poi quello, sistemi, cose un po' subdole che girano sono molto più dannose di altri, però comunque è così che ci vogliono, no? L'orso è iperprotetto. E quando la gente dice in Abruzzo convivono, in Trentino li ammazzano, se l'orso in 6 anni è passato da 10 esemplari, scusate, in 20 anni è passato da 10 esemplari a più di 120, vuol dire che in Trentino l'orso l'hanno rispettato, perché altrimenti questi numeri non si raggiungevano. Ok, fatevi 2 considerazioni. Quindi è stato messo questo orso, arrivato a 120-130 esemplari. La gente di qui, perché non voglio perdere il filo, negli anni 80, la gente che è nata qui negli anni 70, 80, 90, o anche fin quando non hanno iniziato i problemi con l'orso, viveva armonicamente con la natura e si permetteva delle cose che erano normali, che sono normali, no? Cioè andare sul monte sopra casa, dove anche ipoteticamente sono io adesso, perché comunque le case da monte, moltissima gente ce l'ha, dove vanno, ma che sono magari a 500 metri, 1 chilometro sopra il paese, sul monte, va a fare la fine settimana, va a correre, va a fare le sue attività. E quindi non c'è questa visione, ho sentito parlare, adesso è venuto fuori di tutto, paragoni con la savana, con la Siberia, con altre popolazioni dove vivono e hanno sempre vissuto questi animali, ma vivono armati e vivono con l'idea appunto di essere
potrebbero essere loro in pericolo e se c'è il pericolo anche di eliminare l'animale. No, qua si è vissuto in questo modo fino ad ora e quindi la gente è cresciuta con questa libertà. Poi è stato reintrodotto l'orso, è stata fatta tutta una campagna di rassicurazione per quanto riguarda questo progetto, ma io stesso, io me lo sono sempre posto questo dubbio, però sempre l'orso, come anche del lupo, finché il lupo non c'è stato in grosso numero, si è sempre ribadito l'idea che il lupo non attacca l'uomo, l'orso non attacca l'uomo, sono animali schivi, scappano piuttosto, basta lasciargli una via di fuga, se non minacciati. Poi nell'arco degli anni, come questi orsi aumentavano, iniziava il primo attacco, il secondo. Uno la raccontava per miracolo, un altro pure, segni, ricoveri, però era stato quello perché c'aveva i cani. Io i cani ultimamente adesso sono molto vicino al paese, li tengo al guinzaglio, ma dico la verità, non sono più tranquillo nemmeno a girare col cane vicino al paese, vi dico la verità, siamo arrivati a questi punti. Però tutti questi altri incidenti sono stati attribuiti all'uomo perché gli è andato vicino. Un uomo vede un pachiderme 2 quintali e mezzo, gli va vicino a fare le foto, secondo loro. Però chi è andato vicino, chi aveva il cane libero, il cane è andato lì, chi aveva il cane legato, ma comunque sia, è stata colpa del cane che l'orso ha attaccato. E si è andata avanti così, però l'orso non attacca, l'orso è tranquillo. Io nel frattempo ho girato molto le montagne, spesso anche da solo, perché diciamo che quel rischio un po' me lo sono assunto, ma perché comunque volevo esplorare, volevo vedere, la passione era molta, e comunque rassicurato anche dal fatto del dire sì, c'è qualche esemplare d'orso, ma fino adesso non è che si sapeva benissimo il numero, adesso è venuto fuori il vaso di Pandora, si è scoperchiato. Quindi girato, esplorato, fatto, ho visto le tracce dell'orso, le impronte, ho iniziato frequentando anche la gente zona, magari proprietaria di malghe, allevatori, eccetera, a vedere cosa riusciva a sentire anche le persone in paese. Oggi l'orso ha attaccato quella stalla, ha ammazzato 8 maiali, l'ha sventrati, quindi vedevi proprio l'animale devastato, praticamente, queste bestie, quello che è capace di fare un orso che praticamente ha 10 volte la forza che avete voi, artigli da 8-9 centimetri, denti canini ipersviluppati. Corre a 50 km orari, si arrampica dappertutto, rocce, ghiaccio, piante, tutto, tutto, un fiuto ipersviluppato. Non ve lo immaginate quello che è. Cioè, baite chiuse, l'orso è riuscito a sventrare le porte, a entrare dentro e a distruggere tutto, no? Cercando cibo. Quindi me lo sono sempre posto, sto rischio e pericolo. Infatti, quando sapete, no, porto il coltello, quando vado in montagna. Addirittura la gente, ma perché porti il coltello? Ma io non porto il coltello per offendere. Io porto il coltello in montagna perché, come sapete, ci può essere un imprevisto. Noi tutti che seguite il canale sappiamo l'importanza di uno strumento come il coltello. La civiltà, la legge è molto controversa su questo aspetto e ha messo il giustificato motivo. Io per stare in posti selvaggi come quali andavo, ma in termini anche di freddo, di clima, eccetera, un coltello per me era molto utile. Avete visto, siamo stati 3 giorni nel bosco, quindi il coltello è stato lo strumento che è stato lo strumento che è stato praticamente che ci ha permesso di, ecco, vedete, già non sto più tranquillo perché ho sentito il cane che ha iniziato a ringhiare e stanno usando l'aria. Cioè, questa è la situazione. Sto vicino a una casa, questo è lo stato d'animo con cui viviamo, per farvi capire. E praticamente il coltello, sapete che è lo strumento principe per situazioni impreviste di sopravvivenza. Sappiamo tutti quanto è importante. Poi, che a livello giuridico ovviamente non si può andare al bar o girare in città, però in un contesto naturalistico io trovo che chi ha una conoscenza, chi sa come utilizzarlo nel modo produttivo, è uno strumento fondamentale da avere. Quindi portavo sempre il mio coltello e tanti, ma un coltello così grande, no? Perché comunque coltelli un po' sempre è stato, no? Visto come il coltello un tabù. Quindi capite bene che
all'estero, in zone dove ci sono animali selvatici, girano con fucili, pistole, spray antiorso. In Italia, addirittura, sei un mezzo criminale, se vai in montagna ti porti un coltello che può servirti per farti un riparo, per scaldarti se ti trovi in ipotermia, no? Quindi per farvi capire, è illegale portare armi per difendersi, è legale addirittura ancora lo spray antiorso, cioè hanno introdotto gli orsi bruni in una regione, gli hanno permesso di svilupparsi in maniera incontrollata, perché ogni stagione un cucciolo femmina, scusate, una femmina di orso magari produce 6-7 cuccioli, quindi la crescita è esponenziale perché non ha un antagonista a livello naturale una volta che l'uomo non può toccarlo, che possa interrompere questa proliferazione se lui si trova bene nell'ambiente, quindi la crescita è esponenziale di anno in anno, capite? Quindi no, quindi girare con questi orsi senza spray antiorso non puoi avere niente, e vabbè, quindi è affidato tutto un po' a se ci basiamo su quello che è la regola. Cosa dice la regola? Girare in montagna un certo tipo come girava sto ragazzo, non aveva niente, ma quelli che adesso lo attaccano, lo accusano, si è andato nel bosco così, senza niente, senza, se so che ci sono gli orsi. Il ragazzo ha fatto quello che prevedeva praticamente la legge, si è andato a fare una corsa sul monte sopra il paese. Quelli che voi corrono la pista ciclabile, che corrono al campo sportivo, che corrono, lui si è andato a fare una corsa nel monte che vedeva da casa sua, nel suo paese. Ha sentito per anni rassicurazioni che l'orso non attaccava l'uomo, che gli incidenti erano stati causati dall'uomo e non dall'orso, che quindi questo rischio era, diciamo, come dire, scongiurato, bastava evitarlo, bastava. Ok? Lui correva su una strada comunale, ok? E non aveva nulla perché di fatto la legge non prevedeva nessun tipo di difesa contro questi animali, che fino a ieri erano docili, carini, dolci, coccolosi, ok? Correva? Sì, effettivamente è meglio camminare, ma era uno sportivo, svolgeva la sua attività di runner. Che in tutte le parti d'Italia dove c'è un po' di montagna saprete che c'è nella sua zona, ok? Quindi qui dà la colpa a sto ragazzo perché è andato a correre dove stavano gli orsi, ma gli orsi, cioè, sono stati messi dentro e fatto credere che erano animali di cui l'uomo non doveva preoccuparsi, che se si comportava bene comunque il pericolo non c'era. Tutti hanno sempre pensato: ma io mi comporto bene, quindi io problemi con gli orsi non ne ho, sto attento, evito. Però ci sono anche situazioni impreviste, quello che è stato per lui. Tutti quelli che tirano fuori ipotesi sono solo ipotesi. Quello che è successo realmente lì non lo sa nessuno, solo il povero Andrea può saperlo, ma purtroppo adesso non potremo mai sapere noi quello che è successo lì. Ma sicuramente era un ragazzo che sapeva che non doveva avvicinare l'orso, sapeva che non doveva stuzzicare l'orso o infastidirlo, eccetera. Probabilmente quel ragazzo ha girato una curva e in quei giorni c'è stato molto vento. Quindi a me è capitato che io praticamente avevo il vento contro io e mi sono trovato oltre un crinale dei caprioli a 1 metro vicino a me, perché non mi hanno sentito col vento che tirava verso la mia parte. Probabilmente erano giorni molto ventosi. Questo ragazzo ha girato una curva, il vento andava contro di lui, l'orso non l'ha sentito e si è trovato vicino all'orso. Questo ragazzo da una strada comunale è stato preso, trascinato per 100 metri nel bosco e lì è stato dilaniato. Io so diversi particolari che però non voglio raccontarvi, non so dirvi di quello che è successo a questo ragazzo. Giusto solo per dirvi che chi vi fa credere l'orso è carino, l'orso. Ragazzi, l'orso è un predatore, opportunista anche. È un onnivoro, mangia tutto, come noi. Se trova carne, animali, lui se ne ciba. E
Quindi in questo si ammazza un vitello, una manza, un asino, un maiale grosso. Cosa vi fa pensare che non posso uccidere un uomo? Cosa? Purtroppo ci hanno voluto inculcare queste idee, ma così non sono. Così non sono. Siamo alla mercé di tante situazioni, purtroppo, in questo paese, dove l'individuo non ha diritto alla difesa. Capito? Siamo messi in questa condizione e quindi è stato sbranato. Questo è, lui è una vittima di un progetto e di una considerazione che uno si affida a degli esperti che dovrebbero decidere certe cose, che però è stato fallimentare, si evince, no? Sono animali imprevedibili, sono predatori. L'orso non si preoccupa di voi. L'orso non si preoccupa di voi, soprattutto questi orsi che sono cresciuti iperprotetti. Una volta l'orso si avvicinava, uno anche sparava in aria, no? Temeva l'uomo. L'orso è molto intelligente, moltissimo, molto più del cane. Quindi, diciamo, in anni passati sentiva lo sparo, collegava l'uomo a una minaccia. Adesso non più perché è tutto iperprotetto, ok? Quindi l'orso ha ucciso sto ragazzo, ma prima di lui c'era stato qualche altro attacco, ma non, ovviamente non mortale. Quindi questo per dirvi cosa? Innanzitutto, chi veramente leggo che dà la colpa al ragazzo, cioè trovare delle colpe a un ragazzo che è morto, è veramente qualcosa di indicibile, che è morto in questa maniera. Che era cresciuto ma non era mai stato messo al corrente del pericolo che avrebbe potuto incontrare seriamente. Un ragazzo come chiunque di noi che non è messo nella condizione di difendersi e gli vengono messi dei predatori praticamente lasciati riprodurre in maniera incondizionata e che arrivano vicino alle case. Ieri mattina era qui al mio paese tra le 7 e le 8. L'orso è andato vicino a una casa. Capite bene che un progetto che prevedeva 50 orsi, che quindi avrebbero avuto il loro spazio, i loro chilometri quadrati, le loro prede, e questo numero aumenta a dismisura. Quando ne sono 150 e tra loro stessi si fanno concorrenza sul territorio, sulla preda, che fa l'orso? Dall'altura scende sempre più vicino all'uomo. Ok, non ha bisogno di spazio, ha bisogno di distese. È brutto dire abbattimenti. Io non so, non spetta a me dire le soluzioni, spostarli, mandarli in un'altra parte, ma capite bene che non si può lasciare un predatore che si possa riprodurre a dismisura, incondizionato, un predatore che non ha nessuno sopra di lui e sulla catena alimentare, che quindi praticamente la sua riproduzione andrà poi a cozzare a quella dell'uomo. Qual è la soluzione? Che la gente di montagna che vive nelle valli se ne vada. È questo che vogliono queste persone. Che la gente che ha le sue tradizioni, che manda avanti la cultura della montagna, delle tradizioni, se ne vada da questi posti perché deve lasciare spazio agli animali selvatici. E poi che fa? Gli animali selvatici arriveranno nelle città e poi cosa farete voi che state nella città? Me ne andrete anche voi? Dove andiamo? Prepariamo i razzi per andare sulla luna perché la terra è degli animali, la strada passa, non è l'orso che passa sulla strada, ma è la strada che passa nel bosco e tutta sta roba qua. Ma capite la realtà delle cose dov'è? Riuscite ancora a ragionare sulle cose? Riuscite a capire che se si vuole mettere un predatore in un territorio bisogna mettere allora la popolazione sia in grado di essere informata al 100% e sia in grado di avere mezzi per la propria difesa. Lo spray antiorso è ancora illegale in Italia, è illegale perché può disturbare la fauna. Il ragazzo è stato dilaniato. Li capite questi concetti? Questa è la mia idea. Io non sono per sterminare l'orso o portare all'estinzione l'orso. È un animale stupendo, è bellissimo, ma va trattato con rispetto. Bisogna tenere presente di quello che è. Bisogna vedere la realtà delle cose, di cosa sono i predatori, gli animali selvatici. Non sono i peluche,
l'idea che ha la persona media della città, ok? Anche un maiale, che carini i porcellini, se uno cade dentro una stalla piena di maiali, se ha un malore, il maiale se ne ciba. Capite che la natura, non smettete di umanizzare le bestie, gli animali. Gli animali dovete rispettare, vanno tutelati e questo nessuno lo discute, ma vanno anche presi provvedimenti e vanno controllati. Perché questo ne vale anche la nostra sicurezza e anche noi abbiamo diritto di stare in questo mondo, in questa terra. Ok, come fa un essere umano a parlare di un altro essere umano dicendo non aveva diritto di andare lì, quella era la casa del bosco, ma chi l'ha detto? Dell'orso, ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Che sto ragazzo è cresciuto lì e su quel monte ci sarà andato a fare picnic, cose con la famiglia, passeggiate, allenamenti, tutto quanto. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Che l'orso non c'era più, che questi sono orsi autoctoni presi dalla Slovenia, non sono nemmeno gli orsi originari del Trentino. Chi l'ha detto? Come fate a dire queste cose? Come fate, non sentite gli allevatori che lavorano, sudano, allevano gli animali, arriva l'orso, spacca tutto, ammazza bestie. Spesso situazioni che con M49 si ripetevano sempre, i sacrifici della gente che lavora buttati all'aria, è una, è due, è tre. Come fate a parlare che non sapete niente? Questo io mi chiedo. E come fate a parlare di una persona che è morta in modo atroce, con questa leggerezza, con questo cinismo, a dire adesso ammazzeranno l'orso? L'orso, una volta che prova la carne umana e che ha capito e che ha attaccato l'uomo, io non lo so se è lo stesso orso che ha attaccato un mese fa l'altra persona. Una volta che l'orso, perché vi ripeto, è molto intelligente, capisce cosa può fare, cosa riesce a fare, dove riesce a prevalere. L'orso potrebbe rifarlo, quindi come agire è una situazione brutta, difficile e molto, molto complessa. Però capite che è molto importante prendere un provvedimento. Non si può lasciare un animale che ha ammazzato una persona andare in giro e scendere anche fino a valle vicino ai paesi dove l'altra mattina tra le 7 e le 8 c'era l'orso che girava quando la gente esce di casa, va al lavoro, i bambini che giocano. Lo capite? Cioè, questi discorsi riuscite. Cerchiamo di uscire sempre dalla nostra visione, dal nostro piccolo mondo e metterci nei panni anche del mondo degli altri, o quantomeno ascoltare le esperienze degli altri, il vissuto degli altri, la vita che fanno gli altri, provare a immaginarla. Così si possono fare dei discorsi costruttivi, non le solite ovvietà, i soliti discorsi messi in testa perché guardiamo la TV, guardiamo lo squalo, che bello il coccodrillo, che bello l'orso. E allora l'uomo può morire, è morto, va bene, non fa niente perché l'orso merita di vivere, è il suo territorio. Un orso che è stato importato. Ok? Lì c'è generazioni di gente che vive in quella valle, che è cresciuta lì, che era libera di fare la legna, di andare a funghi, di passeggiare, di andare su monte, e poi il mondo gli è stato stravolto e non sono stati messi in condizione o informati del pericolo che stanno rischiando. E io compreso, per quello io posso dire e posso spiegare quello che si prova. Perché è una cosa che ha scosso tutti. Perché chi vi viene a dire quante gente muore per malattie cardiovascolari, quante gente, ma e che cosa c'entra? Che cosa, quando gente muore uccisa dai cani, quando gente muore per incidenti, ma che cosa c'entra? Vogliamo rapportare una cosa che ha un'incidenza sulla quotidianità di milioni di persone, che quindi i numeri ovviamente sono esponenziali, con una morte drammatica, che anche per adesso in 20 anni 7 attacchi, 8 attacchi, 8 attacchi, uno mortale, il primo, con una morte di questo tipo, che comunque l'uomo e l'orso sono due specie che dovrebbero stare a distanza. Che non si dovrebbero, non dovrebbero succedere, non ci sarebbe la non dovrebbe esserci la possibilità di trovarsi attaccati, scontrarsi. La gente che muore uccisa dai cani, sì, c'è, ma il cane c'è. Quanta gente abbiamo il cane? È un paragone che si può fare? Viviamo tutti i giorni con i cani, ci sta che la volta succede l'incidente, no? Ma qua no, l'orso deve stare a distanza dall'uomo, l'orso bruno, non è il peluche che avete sulla scrivania di casa. È un predatore, ok?
Quindi io dico solo, prima di dire certe cose, di parlare a cuor leggero o di schierarsi contro vostri simili, che però vivono naturalmente, quella gente che quando vi fa comodo ammirate perché vive nella natura e vive di natura, e poi quando non vi fa comodo perché visivamente, concettualmente è bello l'orso, allora può morire questa gente o deve andarsene dalla montagna dove è cresciuta. Capite questi discorsi? Mi sono sfogato. Perché veramente non ne posso più che arriva Tizio, Caio, Sempronio, parla, dice, fa, ma non sa, non vive le situazioni, non sa nemmeno come è fatto il territorio, gli animali che lo popolano, non sa niente, parla perché è andato una volta a fare la vacanza X, racconta lui, col Ranger magari, oppure è andato nella savana, no? Con le guide armate, gli animali selvatici convive, certo, con un bel fucile, no? Si convive molto bene col fucile addosso. Che se c'è un pericolo abbatti l'animale, allora lì va bene, no? No? Invece un ragazzo che per legge andava ovviamente senza nulla per difendersi, perché questa è la legge, no? Attualmente, no? Può morire. È morto, è entrato lui nel territorio dell'orso. Io invito solo a avere un po' di rispetto. E a pensare, a riflettere, e a studiare, a informarsi, e a viaggiare, e a guardare, e a cercare di, quando vedete un allevatore, quando parlate con queste persone, cercate di capire la vita che fa, gli sforzi che fa, la gente che vive di natura. Questa ammirazione che avete verso l'orso, verso gli animali selvatici, va bene, abbiatela anche verso la gente che porta avanti delle tradizioni. Che ha fatto delle scelte coraggiose di vivere nella natura. Perché c'è tanta gente che abbiamo tanto da imparare da queste persone. Abbiatele anche con queste persone questa ammirazione. Perché sono vostri simili, siamo esseri umani, no? È paradossale che verso altri esseri umani ci sia questo cinismo. È morto, vabbè. Quando la gente muore, è andato là, c'era gli orsi, che c'era da aspettarsi. Cosa? Ma cosa dite? Cosa dite? Domani ci saranno i funerali di questo ragazzo. Qui nella valle tutti accenderanno una candela. Io lo farò perché trovo che sia. Sono vicino alla gente della valle e so cosa vuol dire vivere attualmente con quest'idea. Qualcuno mi ha detto: parli per paura. No, perché io ho girato in questi posti da solo, da solo. Quindi. Io per la mia incolumità ho fatto delle scelte, mi sono cercato di preparare anche ad ogni evenienza, per quello che mi era possibile e concesso, ok? Ovviamente ho cercato sempre di ragionare però con la mia testa, ma non tutti ragionano con la propria testa, qualcuno si fida, purtroppo a fidarsi a volte si sbaglia. Però sono vicino alla sofferenza che prova questa gente, sono vicino allo stato d'animo che ormai proviamo tanti che viviamo qua. Che anche girare coi cani o uscire di casa o farsi una passeggiata a cercare due erbe o okay. Che bisogna guardarsi attorno 8.000 volte perché questa popolazione di orsi è cresciuta a dismisura e si avvicinano sempre di più. Orsi, lupi, sbranano gli animali nei giardini, i cani. Io non so se mi sbranassero i miei cani. Amate gli animali, ma i vostri cani, i vostri animali che avete, li immaginate sbranati da dei lupi che vengono nella vostra proprietà e vi ammazzano i cani, vi ammazzano i vostri animali. Pensare alle vostre compagne che tornano da lavoro e no? Magari passano perché vivete vicino al bosco e non state tranquilli, voi non ci siete. Non lo so, provate a mettervi nei panni della gente che vive veramente in mezzo alla natura e che purtroppo a questo problema ci sbattiamo solo ora. Sarebbe, non si previene mai, ci si rende conto solo quando ci si trova davanti a delle disgrazie, come succede, come nella nostra situazione, no, nazionale è successo milioni di volte, dai catastrofi dei ponti a alluvioni, a valanghe, tutto quello che è. Sempre dopo ci si pensa. Questa è la mia riflessione, il mio sfogo e vi invito tutti a farlo anche voi. Poi, purtroppo adesso
speriamo che qualcosa cambi. Io spero che anche per gli orsi si trovi una soluzione, no? Perché giustamente loro non sono loro, cioè non do la colpa all'orso in sé, ma però bisogna rispettarli e anche agire in modo di mettere in sicurezza anche le persone, no? Perché capite bene che se il numero non è più equilibrato, questa convivenza pacifica è molto difficile da attuare. Quindi niente, vedremo che provvedimenti si prenderanno, però io ci tengo, ci ho tenuto a dirvi le cose come stanno. Io non avrei alcun motivo di tirare, o quantomeno io vi porto la verità, vi porto quello che vivo, quello che ho provato, quello che purtroppo che ho sentito, che ho avvertito, il mio pensiero. Quindi tutto qua, però anche in modo tale da portarvi un po' più di informazioni, da portarvi un po' più di conoscenze vere di chi vive in certi posti, in modo tale che poi sì, lì potete decidere, potete dire è giusto o sbagliato quello o quell'altro, però quantomeno qualcosa siete stati informati nella maniera reale. Ok? Il video, ragazzi, si conclude qua. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.